Incredibile, è già Natale, mamma mia come passa il tempo, il vostro Suspensa con il suo cappellino di Natale che mi ha fatto il cameraman. Nonostante le festività il vostro Sus è perplesso, ma la sua maestà niente, non si smuove, è fissata con l'albero di Natale, guardate. Mamma mia, ma guardate quanto bello il nostro albero di Natale, incredibile. Mamma mia, incredibile, che già siamo arrivati a fine anno, vero Sus? Come dire, sono successe un po' di cose, io volevo fare un attimo un ricapitolamento della situazione. Sus, è Natale! Sì, sono messo, ho capito, però sono successe cose, forse, ma... Sus, sta cadendo una palla! Sta per cadere una pallina! Il vostro scheletro è attento ai dettagli! La pallina, fammela riaddrizzare! E niente, non ci si riesce a parlare con sua maestà, mannaggia! Niente, non riesco a parlare con sua maestà! Sus, devi sbrigarti, però, riferire a scheletro, perché, ok, è festa di Natale! Scandaloso, scandaloso, è Natale! Ma dobbiamo parlare di quello che è successo, cioè si sono trasferiti in questo ufficio incredibile, ma io mi ricordo quello che è successo prima. Chi ha ragione, Krauski? Hail to the king! Hail to the king! Lo so, Krauski, ricordo bene quello che mi hai raccontato. Se non arrivavo in tempo, quell'elefante era KO tecnico per sempre. Scandaloso, scandaloso, eh. Venuti, no? Quanto bello l'albero di Natale! Ecco Krauski, ho ragione! Noi stavamo venendo nell'ufficio nuovo e siamo stati attaccati da qualcuno di pericoloso. Krauski mi ha salvato! Ok, però non è che ci avete spiegato bene, cioè, ok, noi ci siamo trasferiti qui, lontani, al sicuro, e non credo che il nemico ci troverà facilmente, ma la cosa che non capisco è che cosa vi ha attaccato. Mi sono attaccato Krauski, era quel bruco cattivo, e c'era una presenza. Cioè, siete stati sconfitti, ma poi Mano che fine ha fatto? Ma Mano è scappato poi dalla Cacrai. Devo parlare con sua maestà di queste cose, ma sua maestà è impegnata nel vortice natalizio, non mi sta a sentire. È anche vero che quel maledetto bruco sono mesi che non si vede. Quel bruco non può sapere dove siamo, la cartina ce l'avete ancora, vero? Quello che contro di noi sta provando a dire, la mappa ce l'hanno in vuoto! La situazione è più problematica del previsto e sua maestà non mi vuole dare retta. Krauski, idee! L'unica idea che mi viene in mente è distruggere l'albero e anche se tutto lo spirito di Natale è avvisare scherzo. Per questa situazione è problematica. Comunque il vostro Krauski ringrazio di avermi ospitato e di avermi fatto far parte del gruppo. Siete arrivati mezzi morti tutti e due e poi noi dovevamo iniziare i video nuovi nell'ufficio e ti abbiamo accolto. Facciamo che fai parte del gruppo anche se hai picchiato di no molte volte. Vabbè, tanto di no c'è un po' di problema, stare qui il tempo passa tutto. Niente, vado a riparlare con sua maestà. Sua maestà, dobbiamo parlare. Sus, sto sistemando l'albero. Sua maestà, io capisco che lei adora il Natale, ma dobbiamo parlare della situazione problematica. Sus, ma ti diamo un attimo la calma, che altrimenti mi si arrizza il cappello. Allora, qual è il problema, Sus? Sua maestà, non abbiamo ancora parlato di tutto quello che è successo prima di arrivare in questo ufficio. E Krauski di non feriti, un nemico con la corona, il bruco e tutte queste cose brutte. Sus, ma dobbiamo fare i video adesso! Sua maestà, ok, fare i video, ok, l'ufficio, ok, tutto, ma qui non è che la storia si ferma così, quel bruco è ancora vivo e il vostro Sus ha paura, non riesco a diventare ancora un drillo, Sus. Sus, stai tranquillo, se quel bruco dovesse tornare, il vostro Sus lo prenderà a pugni incredibili e gli tiro l'albero. Ecco, nessuno attacca durante il Natale, è la legge! Chi ha deciso questa regola? Comunque, Sua maestà, che dobbiamo fare? Fammi pensare, Sus. Ah, eccolo! Il vostro babbo è tornato dopo mesi di vacanza finalmente, mo si lavora, mannaggia, è tornato babbo incredibile, mamma mia, più cicciottello che mai. Il vostro babbo ha bevuto un po' e mangiato perché ora si lavora, il babbo è pronto, ma prima di andare a portare i regali è venuto a fare un saluto. Osso, come va Osso, pianta, come va? Tutto bene babbo, però la situazione... Ti vedo preoccupato, pianta. Intanto mi chiamo Sus Panzone, però volevo dire, stavo avvisando sua maestà dei pericoli imminenti. Nessuno attacca durante le feste, la regola del Natale. E visto che il vostro scheletro aveva ragione. Vabbè, questa regola è nuova. Vabbè, niente, ho capito, se ne parlerà dopo le feste di Natale. Io che volevo fare un resoconto, Sus. Vabbè, in fondo ha ragione. Se lo dice babbo che durante le feste nessuno attacca, il vostro Sus starà tranquillo. Riproverò a fare quel discorso a sua maestà appena finite le feste.
mannaggia. Sus, e la Befana? La Befana sta in vacanza, tornerà per l'Epifania. Quanto è simpatico, babbo. Alzo la mano a babbo come l'anno scorso, ma questa volta non lo picchio. Comunque il mio cappello è più bello di quello, babbo. Babbo, che regalo ci hai portato quest'anno? In realtà, insomma, mi ha regalato la Santarena, che non so che fine abbia fatto. E in una scatola l'abbiamo messa. Vabbè, la farò ripulire da tutti, da Pinco Mallino e compagnia bella. In realtà un regalo ve l'ho già fatto. Dov'è il regalo, babbo? Ci abitate dentro. E grazie al vostro babbo avete ottenuto questo bellissimo ufficio. Ecco il regalo di babbo. Cavolo, ma non l'avevi preso tu l'ufficio? Sì, in realtà faccio tutto io e pago io. E allora, babbo, che ci hai regalato? Conta lo spirito del Natale. Insomma, non ci ha regalato niente manco quest'anno. L'anno scorso una castagna. Quest'anno l'ideale di ufficio. Vabbè, lasciamo perdere, va. Così, comunque, gli vogliamo bene a babbo, nonostante il combattimento col vostro scheletro. Però babbo rimane sempre un pochino dispettoso. Non ci regala né soldi, né visualizzazioni, e neanche dei biglietti per Miami. Quelli costano poco, dovete essere super bravi per biglietti. Comunque niente, babbo va al lavoro e voi mi raccomando fate i propri ragazzi. Quindi siamo tranquilli, su se stai tranquillo, durante le feste nessuno attacca, nessuno può essere cattivo. È la benedizione di babbo. Cameron, vai a prepararti che è ora del cenone di Natale. Chi cucina? Tu! Mi tocca pure cucinare qui. Se magna io! E vabbè, vado a chiamare Klaus che di no. Vedo Osso molto, molto entusiasta della festa di Natale. Babbo è contento, però devi parlargli di quell'argomento. Perché il vostro babbo sente presenze strane. Capirai, mo ci si mette pure babbo. Fino a mo mi hai detto che la benedizione del Natale. Però la presenza è grande. Speriamo bene. Godiamoci sto cenone, va. Va a lavorare, babbo, va. Babbo va. Auguri, coglioni. Guardali come festeggiano il Natale con babbo e la compagnia degli sfigati. Ormai il vostro Alessandro il Bruco ha trovato la lubricazione nell'ufficio ed è pronto per la mossa finale. Questa volta non ci sarà una parte nuova. Il vostro Alessandro distruggerà quegli inutili maledetti. E ovviamente non sarò da solo. Animal Junior, vai a preparare per il rituale della beast. Sus, Skeletor! E ovviamente non mancare anche tu, mio carissimo King! Poi dicono che i poteri della Beast non sono grandi. Per tenere sotto controllo il King! Godetevi la festa, Natale, Capodanno, vai vai, che il 2024 sarà l'anno di Alessandro il Bruco, il conquistatore del Galaxy, questo universo di me. Godetevi, buon anno, buon Natale, coglioni, alla prossima.